Grazie a voi per tutto. A voi. Allora, l'unica cosa di fede organizzativa perché abbiamo la barella, c'è qualcuno che viene a prenderci oppure... Respiro spontaneo, sì. A tamponi negativi, a IgM sì, negative, IgG positive. No, ho lasciato la cannula endovenosa solo... No, questa la ringrazio perché comunque va bene. Cioè, per qualsiasi problema... come mai dovesse servire in volo si evita di cannulare. No, no, infatti. Per il resto sta bene. Vincenzo è arrivato da noi la notte della Domenica delle Palme, era in coma profondo, con febbre alta, intubato, ventilato, peggiorava in maniera inesorabile. Per settimane peggiorava nonostante tutte le terapie e a mio avviso sarebbe morto senza le terapie. Dopodiché è riuscito a venirne fuori, si è svegliato, era già tracheotomizzato, l'ho tracheotomizzato 5 giorni dopo l'arrivo. E quando si è svegliato sono andato da lui e ho detto: signor Vincenzo, lei si trova a Roma in un ospedale che si chiama Campus Biomedico, non è più a Bergamo, e mi ha detto un sacco di parolate. E allora lui chiama una persona in punta, era un mio collaboratore, Ferdinando, che si avvicina e lui gli dice: ho 5 milioni di euro, ti do 1 milione, portami a casa. E Ferdinando gli dice: guardi, io ho un bambino piccolo, c'ho il sediolino in macchina, adesso vado, lo tolgo, carico a lei e ce ne andiamo. Allora, i primi due li ho presi a parolacce, il terzo ho capito che forse mi ammazzavano se continuavo a dire parolacce e ho detto: pago un riscatto. È così che è avvenuto il tutto. Lui è arrivato la Domenica delle Palme e simbolicamente va via con voi, che in questo caso siete i suoi angeli, va via con voi nella Domenica dell'Ascensione. Quindi è una cosa bellissima di cui vi ringrazio, ringrazio il dottor Zoli, ringrazio tutta l'area Lombardia perché ci ha permesso insieme alla Protezione Civile di poter contribuire in questo, diciamo, progetto che è di tutta Italia, di un team unico, di tutti insieme, con anche Ares 118 Regione Lazio. Grazie davvero. Grazie, grazie. Ci sentiamo. Buon viaggio a tutti.